Ben ritrovati qui sulle Fonti TV, siamo per partire con una nuova puntata di Doppio Binario. Argomento del giorno, Gabriele? Parleremo di organizzazione del lavoro e linee di sviluppo per le imprese, come sempre, grazie ai nostri ospiti. A A tra poco. tra poco. Ben arrivati qui su Doppio Binario. In questa puntata, come ha detto già in apertura, parleremo di pandemia e dell'impatto che ha avuto, che sta avendo la pandemia nella gestione delle risorse umane. Cercheremo di capire in che modo stanno reagendo quindi le varie imprese nella riorganizzazione di quello che sono le risorse umane, come stanno reagendo ai cambiamenti necessari in molti casi. Lo faremo proprio con i nostri ospiti in collegamento, che saluto partendo dall'avvocato Francesco Amendolito, founder dello studio Amendolito e Associati. Ben arrivato. Grazie dell'invito, bentrovati. E saluto anche la dottoressa Nicoletta Luppi, presidente e amministratore delegato di MSD Italia. Ben arrivata anche lei. Grazie, buongiorno. Bene, io partirei proprio da lei, avvocato Amendolito, con una domanda, diciamo, che poi richiama un po' quello che già ho anticipato prima, ovvero la pandemia è in atto, sta portando tantissimi cambiamenti nel mondo delle imprese, soprattutto sotto il profilo dell'organizzazione del personale. Ecco, come hanno reagito, come stanno reagendo le risorse umane a questi cambiamenti, in alcuni casi necessari e doverosi, se vogliamo? Sì, diciamo che come ho avuto modo già di dire in altre occasioni, la pandemia ha accelerato questo processo di cambiamento, una sorta di, in un'ottica di organizational design, quindi di programmazione aziendale, riprogrammazione aziendale, la pandemia ha richiesto comunque alle imprese una necessaria riorganizzazione e quindi automaticamente, come è ovvio che ciò avvenga, tutto questo ha creato anche una generale reinvenzione dei classici metodi di gestione delle risorse umane. Per alcune imprese, soprattutto quelle del settore dei servizi, diciamo, questo necessario cambiamento legato alla pandemia soprattutto non ha creato grossi problemi, anzi ha dato la possibilità di maggiormente utilizzare strumenti, quale per esempio il tanto no, criticato smart working, che però ha dato la possibilità di continuare nell'attività produttiva, diciamo, nel raggiungimento anche degli obiettivi aziendali. Per altre aziende, ovviamente, soprattutto per le piccole realtà aziendali, questo cambiamento è stato un po', è tuttora un passaggio complesso, perché non possiamo dire che è completato, diciamo, questa transizione. Tra le ragioni di tale complessità, io ritengo che sia sicuramente annoverabile la presenza di una cultura aziendale poco propensa all'impiego di tecnologie avanzate, e questo lo si è visto proprio rispetto all'impatto che molte aziende hanno avuto con la quarta rivoluzione industriale, che chiaramente era un po' più semplice per le cosiddette aziende digital native. Sostanzialmente, i motivi ai quali si può addossare i ritardi con cui questo cambiamento e questa trasformazione. Questa trasformazione sta vivendo sono tendenzialmente due, cioè in primis il tessuto economico italiano che è composto prevalentemente da piccole e medie imprese con una forza lavoro molto spesso al di sotto dei 50 dipendenti e soprattutto una gestione delle risorse umane dal carattere familiarizzante, cioè non dobbiamo pensare alle grosse aziende, diciamo, che hanno comunque in house una cultura della gestione del capitale umano completamente, diciamo, moderna. Abbiamo realtà aziendali che molto spesso faticano a capire quanto sia importante una gestione delle risorse umane in un'ottica di positività, di fare, di cambiamento e quindi di adeguamento non soltanto, io direi, alla pandemia, ma in generale all'intera economia che sta cambiando. Quindi io ritengo che comunque questa rivoluzione, che ripeto, era già iniziata prima della pandemia, deve comportare
una rivoluzione storica nella mentalità di approccio industriale e quindi un cambiamento radicale del mondo dell'HR. La ringrazio, dopo ritornerò con lei per un ulteriore approfondimento e passerei adesso invece la parola proprio alla dottoressa Luppi, alla quale appunto voglio a questo punto chiederei come è cambiata l'organizzazione all'interno naturalmente della sua realtà e come sta vivendo la pandemia il suo settore in particolar modo. Certamente, a un anno esatto dal primo lockdown possiamo dire di aver superato la fase dell'emergenza e di trovarci ora in quella che molti definiscono la nuova normalità. Per noi di MSD sono state cruciali le prime settimane, quando è stato necessario pianificare una nuova organizzazione del lavoro che ci consentisse di proseguire le nostre attività in remoto. La cosa più complicata non è stata tanto l'adozione dello smart working full time, perché si è trattato di un'estensione del modello di lavoro agile che avevamo introdotto già da tempo, ma piuttosto il fare in modo che questa nuova modalità di lavoro fosse completamente sostenibile per l'azienda e per i dipendenti. Questo ci ha portato a definire nuovi modelli operativi e nuovi strumenti digitali che si sono evoluti con il passare dei mesi per essere sempre più rispondenti alle esigenze di mercato e per il coinvolgimento ottimale dei nostri dipendenti. Circa i dipendenti, ad esempio, lunedì scorso si è tenuto il nostro evento in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Un evento molto partecipato con video, interventi, ospiti esterni, tutto gestito da remoto. Lo stesso dicasi per l'interazione da remoto con i nostri customer attraverso web call, webcast, email, piattaforme digitali e servizi, come nel caso della nostra azienda innovativa Vrielt, che offre soluzioni di digital health e connected care, dove scienza, competenze e tecnologie si incontrano per un nuovo approccio alla salute che coniuga accessibilità, efficienza ed evidenze, proprio per dare più vita alla vita delle persone. Un potenziamento che ci ha portato a essere riconosciuti come un'azienda leader nella trasformazione digitale delle life sciences, ora anche all'insegna della massima prudenza della tutela delle nostre persone, dei nostri customer. E per ribadire che l'innovazione nel lavoro al tempo della pandemia non è più da intendersi, come solo tecnologica, ma anche sociale, di processo e di rottura rispetto agli orientamenti e alle regole usati finora. Ed è importante che tale trasformazione avvenga sempre nel rispetto dei paradigmi dell'etica, della responsabilità sociale e anche della sostenibilità. La ringrazio, io ripasso di nuovo la parola all'avvocato Amendolito, alla quale allora a questo punto vorrei chiedere, visto che ci troviamo in una situazione ancora di pandemia, siamo nella terza ondata ormai, quali sono i nuovi soft skills di cui bisogna tener conto magari durante un processo di recruitment? Sì, allora diciamo una cosa, che quello che sta avvenendo in questo momento nelle realtà aziendali è un'attenzione ad entrambe le tipologie delle skills, cioè praticamente da un lato si tende sempre più ad una valorizzazione delle hard skills, quindi diciamo la parte più specialistica delle capacità di ciascuna risorsa umana, però in questo momento è evidente quanto quelle che poi erano diventate in certi momenti storici delle organizzazioni aziendali, le cenerentole, diciamo così, cioè le cosiddette soft skills, oggi diventano una necessità a cui non si può assolutamente, da cui non ci si può allontanare. Cioè la capacità degli stessi di inserirsi in un team di lavoro, di comunicare con loro pari, con i clienti, con i fornitori, l'abilità di lavorare sotto pressione, sono tutte competenze che addirittura già in fase di recruitment vengono valutate. Questo perché appunto solo con delle grandi capacità di soft skills i lavoratori possono adeguarsi a quello che è il cambiamento in atto e quindi a quello che le nuove organizzazioni aziendali, anche guardi, anche quello che è avvenuto durante la pandemia, non è stato semplice per molte aziende, ma nelle aziende dove questo tipo di capacità erano presenti, ovviamente il cambiamento e l'adeguarsi al lockdown piuttosto che alle norme
che si sono succedute nei vari DPCM è stato un pochino più semplice. Oggi c'è una nuova soft skills, diciamo, che è anche importante rispetto a questo, e che è quella che è definita l'agilità dei candidati, cioè per intenderci quell'atteggiamento positivo e proattivo del lavoratore, del soggetto verso il cambiamento dei processi, che può essere sia un cambiamento tecnologico che organizzativo, come abbiamo detto. Quest'apertura verso ciò che muta, verso il cambiamento in atto, implica la valutazione di un soggetto che sia resiliente, allo stesso tempo autonomo, con un approccio che valorizza l'esperienza. Spesso i direttori del personale si trovano a dover bilanciare l'ambizione al cambiamento verso cui tende l'azienda, soprattutto la governance aziendale, e il desiderio dei lavoratori di avere invece garanzie minime. Per questo motivo, a mio parere, un'impresa che è proiettata ad un'evoluzione necessaria e quindi al cambiamento necessario, deve assolutamente essere attenta a riconoscere e saper sviluppare le soft skills dei suoi lavoratori. La ringrazio. Un'ultima battuta a questo punto alla dottoressa Luppi, alla quale, ecco, abbiamo solo pochi minuti, quindi le chiedo veramente una risposta velocissima prima di chiudere questa prima parte di doppio binario. Le volevo a questo punto chiedere quali sono i vostri progetti di sviluppo che avete in cantiere. Certamente, come MSD, le nostre principali priorità sono quelle di continuare a inventare per la vita e continuare ad assicurare la fornitura delle nostre invenzioni, farmaci e vaccini innovativi, garantendo al contempo la sicurezza dei nostri dipendenti e dei nostri customer. Continueremo a focalizzarci sulle aree specialistiche di fondamentale importanza per la salute pubblica mondiale, in cui è evidente il valore dell'innovazione non soltanto per la Covid-19, ma appunto per tutte le aree importanti da prioritizzare per la salute di tutti i pazienti, come nel caso della ricerca oncologica o nell'area delle infezioni, tanto in termini di prevenzione con i nostri vaccini quanto di terapie. A questo proposito, una battuta veloce ma importante: oggi abbiamo tutti compreso che senza salute non c'è ricchezza e senza innovazione non c'è salute. Eppure l'innovazione ha bisogno di un ecosistema che la incoraggi, la incentivi, la sostenga e la premi, perché generare innovazione richiede anni di ricerche, miliardi di euro di investimenti che spesso cadono nel vuoto, e un sistema articolato e complesso di tutele e incentivi. Auspico quindi che nel ridisegnare la governance della sanità del nostro paese si possa rafforzare e tutelare proprio anche l'ecosistema dell'innovazione, differenziando e valorizzando l'innovazione e chi la fa, abbandonando le vecchie ricette draconiane che hanno evidentemente indebolito il nostro Servizio Sanitario Nazionale, e perseguendo piuttosto una visione olistica che possa finalmente ridarci la possibilità di competere con gli altri paesi e di assicurare a tutti i cittadini un invecchiamento in buona salute. Dottoressa Luppi, insomma, come non condividere queste sue bellissime parole di chiusura? Chiaramente sono ampiamente condivisibili e la ringrazio per questo suo interessante e importante intervento qui a Doppio Binario. Grazie a voi. Saluto naturalmente anche l'avvocato Francesco Mendolito, il quale però resterà comunque in collegamento anche per la seconda parte di Doppio Binario. Grazie. Dunque, pochi minuti di pubblicità e rientreremo qui in studio per la seconda parte. Restate qui con noi. Eccoci in studio per la seconda parte di Doppio Binario. Continuiamo a parlare di organizzazione aziendale nell'ottica del cambiamento, che è chiaramente un discorso che ci viene imposto dall'attuale situazione di emergenza sanitaria. Lo facciamo con i nostri ospiti, che sono l'avvocato Francesco Amendolito, founder di Amendolito Associati, ancora con noi. Benvenuto. Salve. Benvenuto, avvocato. E la dottoressa Benedetta Ruggeri, founder di B-Brand. Benvenuta anche Salve a a lei. tutti. Ecco, avvocato, io mi rivolgo subito a lei e le chiedo, a suo avviso, quanto è importante una corretta organizzazione aziendale, appunto nell'ottica di affrontare nel migliore dei modi questi mesi che sono assolutamente di cambiamento. Prego. Sì, come abbiamo avuto modo di dire nella prima parte, diciamo,
Questo cambiamento è in atto non soltanto, è stato accelerato, diciamo così, dalla pandemia, però era un cambiamento che le organizzazioni aziendali necessitavano comunque da prima, vedi anche, diciamo, le motivazioni sono anche legate alla quarta rivoluzione industriale, quindi a quello che, diciamo, stava avvenendo prima della pandemia nel nostro sistema economico. Una corretta organizational design, quindi come si suol dire, appunto, progettazione organizzativa, ritengo che sia indispensabile nell'ottica di questi continui cambiamenti che i processi produttivi necessitano. Per questo motivo, il compito del mondo dell'HR, quindi dello Human Resource Management, è quello di trovare, a mio modo di vedere, il connubio vincente tra le scelte imprenditoriali, strategiche, quindi quello che la governance imprenditoriale richiede, e l'organizzazione delle risorse umane, che sono il punto centrale, ovviamente, il perno centrale di un'azienda. Come dicevo, nella prima parte, se un'impresa è volta al cambiamento e allo sviluppo continuo, deve necessariamente avere una politica di gestione delle risorse umane che riesca a trasmettere, alle stesse questa voglia di cambiamento, questa necessità, questa voglia necessaria di evolversi. Sì. Gli imprenditori devono essere consapevoli, che il capitale umano, al pari di tutti gli altri fattori aziendali, è un elemento essenziale, da tenere in considerazione. Questo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In quest'ottica, la funzione dello Human Resource Management, diciamo, del direttore del personale, riveste il ruolo di partner primario, Sì. secondo me, nello sviluppo dei modelli di business, però anche un ruolo di innovatore, se vogliamo, diciamo, meglio analizzare il tutto, perché ovviamente, un ruolo di innovatore che richiede di pensare alle soluzioni adeguate, creando le collaborazioni tra le funzioni e i livelli diversi, collaborando con il top management nella definizione degli obiettivi aziendali. Ritengo che l'approccio corretto al cambiamento, deve essere necessariamente basato sull'integrazione di tutte le funzioni aziendali. Questo nell'ottica di come abbiamo detto prima, del raggiungimento dell'obiettivo comune. E ripeto, ritengo che forse la funzione della direzione personale sia l'unica in grado di coordinare i vari dipartimenti, e le varie funzioni, per un fatto ontologico, per una natura, Certo. no, in re ipsa della funzione, perché riesce a coordinare le risorse umane da un lato e indirizzarle verso l'obiettivo comune e ovviamente l'obiettivo strategico dell'azienda stessa. Sicuramente, ci concentriamo ora proprio su un caso specifico, grazie alla dottoressa Ruggeri, e le chiedo appunto come è cambiato il vostro modello di business in un settore appunto particolare, siete appunto una società di comunicazione, prego. Stava a dire che la crisi e la pandemia ha influenzato ogni tipologia di azienda, la nostra, diciamo, ancora di più. Quello che noi però abbiamo fatto, diciamo, è stato quello veramente di utilizzare la crisi come un'opportunità ed abbiamo fatto un cambiamento 360 gradi, sia a livello interno che a livello esterno. A livello interno, ovviamente, dando ai nostri collaboratori la possibilità di lavorare in remote working e di utilizzare, diciamo, tutte le possibilità che l'Agile offre per rendere il lavoro anche a distanza più facilitato. E a livello invece esterno, noi abbiamo attuato un'operazione di riposizionamento di quello che è il nostro business. Noi Sì. siamo un'agenzia di marketing e comunicazione che oggi si definisce come un'innovation company che offre servizi di comunicazione strategica e marketing digitale. Quello che abbiamo fatto è cercare di traghettare il business in ottica digitale. Per fare questo abbiamo fatto innanzitutto una partnership a livello globale con un'agenzia di digital che si trova in Spagna e ci permette, diciamo, di unire la nostra competenza strategica con la loro eccellenza digitale e di essere presenti in paesi a livello europeo e anche extraeuropeo dove noi non riuscivamo ad arrivare. E questo quindi è stato un importante elemento che ci ha permesso, diciamo, di evolvere. Pertanto, quindi, i punti chiave sono stati il riposizionamento
progetto in ottica di innovazione, di digitalizzazione e anche, diciamo, il focalizzarci proprio sulla comunicazione di crisi per le medie imprese nel nostro territorio italiano. Certo. Molte medie, piccole imprese, non parlo delle multinazionali, delle grandi strutture che sono avvezze a questi concetti, non hanno una cultura di comunicazione di crisi, non sono preparate ad affrontare questi eventi straordinari ed imprevisti. Pertanto, quello che noi abbiamo fatto è stato quello, diciamo, di fare delle sessioni di consulenza anche gratuita per queste aziende e preparare una sorta di toolkit di strumenti che servono a queste aziende per affrontare la comunicazione, quindi white paper sulla comunicazione di crisi e diciamo dei vademecum comportamentali da seguire per cambiare la comunicazione sia in ambito interno che in ambito esterno, perché non c'è da dimenticare che anche a livello interno il modo di comunicare tra i collaboratori e i dipendenti in un'azienda è cambiato. E mancano, diciamo, delle competenze per sapere come gestire questo nuovo modo di comunicare. Diciamo che questi sono stati gli asset del nostro cambiamento di modello di business che stiamo continuando Certo. a portare avanti. E sono proprio, appunto, immagino le competenze a cui faceva accenno prima anche l'avvocato Amendolito, che dovrebbe e può avere proprio la figura dell'HR manager. E per cui, avvocato, io le chiedo quali sono le più importanti possibilità di sviluppo in questo mondo, cioè nel mondo delle risorse umane e appunto degli HR. Potremmo parlarne per ore, no? Sì. Ovviamente non abbiamo tempo. Nella prima parte di doppio binario abbiamo diciamo, evidenziato come al pari delle hard skills, che in questo momento sono ovviamente richieste e necessarie all'organizzazione aziendale, quindi maggiore specializzazione e mansioni sempre più particolari dei lavoratori, però al pari di questo oggi assume un ruolo importante in quest'ottica di cambiamento, il tema della puntata appunto. A mio parere sono le soft skills, quindi Sì. tra le tante si parla molto della cosiddetta agilità dei candidati, dei lavoratori, diciamo, intendiamo come agilità dei candidati o agilità dei lavoratori, quell'atteggiamento positivo e proattivo del lavoratore verso il cambiamento dei processi, un cambiamento che può essere sia tecnologico, quarta rivoluzione industriale, che organizzativo. Cambiamento o Sì. diciamo voluto o dovuto, pensiamo alla pandemia. Un'altra diciamo novità del momento è il cosiddetto Green HR Management, cioè Sì. quindi praticamente una sorta di ecosostenibilità del processo aziendale e quindi il ruolo fondamentale anche delle risorse umane nel fare adottare alle aziende questi processi sostenibili. Si dice che l'ecosostenibilità è ad oggi una delle principali forme di cambiamento Sì. che il mondo economico richiede. Quindi, in risposta al cambiamento climatico, ci si è accorti che era necessario anche modificare alcuni modus operandi. No? Pensiamo anche ad aziende che invece, per esempio, per anni hanno inquinato l'Ilva di Taranto, in Liguria, eccetera, ma tante aziende che ovviamente adesso devono cambiare anche in questo senso. Quindi oggi si parla appunto di green HR management affinché un'impresa riesca a raggiungere obiettivi di sostenibilità e di ecosostenibilità. Però io rispetto alla domanda, Sì. chi mi conosce sa che sono sempre provocatorio e critico. Continuo a sostenere che senza una riforma importante delle norme sottese al fare azienda e soprattutto a fare gestione delle risorse umane, a consentire la gestione corretta e innovativa, diciamo così, tra virgolette, nella gestione delle risorse umane, è necessaria una struttura normativa che consenta di fare questo. E quindi io parlo sempre di maggiore formazione, maggiore investimenti, ma anche e soprattutto flessibilità nell'ambito di quelle che sono le cosiddette mansioni dei lavoratori, ma anche flessibilità nella gestione degli orari di lavoro.
E anche in questo senso, diciamo, c'è il leitmotiv, diciamo, di quello che spesso io affermo nelle mie interviste, cioè il ruolo del sindacato che deve cambiare, che deve consentire questo processo di cambiamento attraverso un'ottica collaborativa e sicuramente non conflittuale. Certo, sicuramente il riferimento poi appunto all'aspetto normativo è come se mancasse proprio una cornice di sostegno a questo quadro, che è il quadro appunto del cambiamento. Ecco, dottoressa Ruggeri, ha anticipato appunto le vostre linee di sviluppo, appunto che riguardano l'innovazione, la digitalizzazione, che probabilmente avevate già avviato, ma che avete dovuto, tra virgolette, stressare proprio per questa situazione particolare. E le chiedo, appunto, per quanto riguarda il futuro, se ci sono già delle certezze per quanto riguarda le linee di sviluppo. Guardi, lei mi ha anticipato perché dice appunto che già ci avevamo pensato e infatti sì, circa un anno fa abbiamo iniziato a focalizzare i nostri studi su un comparto diciamo più di nicchia che è quello degli small data e dell'etnografia digitale con l'intento di mettere a punto degli strumenti innovativi lato software che completassero il nostro servizio di consulenza e che ci aiutassero ad offrire alle aziende business to business finalmente degli strumenti che le aiutassero, diciamo, a studiare in chiave predittiva il comportamento del loro target e quindi a mettere in mano a loro uno strumento che le aiutasse a definire prodotti, servizi che sono quelli che il mercato veramente vuole. Quindi noi già ci stavamo pensando. La pandemia non ha fatto altro che accelerare questo nostro studio del digitale, quindi a aumentare i nostri investimenti anche a livello di sforzo e di analisi in questo campo. Quindi il futuro per noi parla assolutamente di digitalizzazione, parla di internazionalizzazione alla luce dell'accordo di partnership che abbiamo concluso, ma parla soprattutto di innovazione. Perché stiamo mettendo a punto un software innovativo, app che noi diciamo darà nuova linfa al mercato delle ricerche di mercato, ma anche parla di innovazione dal punto di vista dell'impegno delle risorse. Noi puntiamo sul talento giovanile e sul talento femminile. Ecco perché la pandemia non ci ha fermato e anzi abbiamo deciso di dare opportunità a giovani provenienti da programmi internazionali di altre nazioni, come ad esempio la Spagna, di venire in Italia e di conoscere come noi facciamo business, anche come noi imprenditrici facciamo business e mettiamo a disposizione dei giovani talenti il nostro know-how. Quindi diciamo che per noi il futuro ha questi elementi chiave, una combinazione di innovazione, di comunicazione e marketing strategico, di digitalizzazione e tanto focus sui talenti giovanili, sui talenti femminili, perché per noi questa è la strada per una vera ripresa. No, grazie per la sua testimonianza, dottoressa Ruggeri. Sicuramente appunto anche conta anche il settore nel quale lavorate, però è già veramente importante che abbiate sfruttato questa crisi come opportunità di cambiamento. Chiaramente poi ci sono altri settori che stanno soffrendo sicuramente di più questa crisi, e lì è davvero importante l'intervento dal punto di vista legislativo che invocava l'avvocato Amendolito. Io vi ringrazio entrambi per essere stati con noi, l'avvocato Francesco Amendolito, Grazie, ancora grazie. e grazie anche alla dottoressa Benedetta Ruggeri. Di Grazie a voi, arrivederci. nuovo, e grazie anche ai nostri telespettatori, e appuntamento alla prossima puntata di Doppio Binario.